Buongiorno a tutti, ci presentiamo brevemente. Io sono Sonia Montegiove, sono immeritatamente la presidente di una bella associazione che si chiama Libre Italia. È una Ollus, è un'associazione di volontariato. Con Libre Italia siamo stati a Forum PA anche l'anno scorso e anche l'anno scorso abbiamo parlato di migrazioni felici, quindi abbiamo parlato di software libero in pubblica amministrazione. Se ne parla forse troppo poco e quindi noi proviamo a portare questi temi anche in un evento grande come questo. Insieme a me c'è Osvaldo Gervasi, che è professore di informatica all'Università degli Studi di Perugia, ma è anche tra i fondatori di Libre Italia ed è membro del board di The Document Foundation, che è la fondazione indipendente che gestisce il progetto LibreOffice. Perché siamo qui oggi? Proviamo a capire insieme cosa significa condividere in pubblica amministrazione e fare rete in pubblica amministrazione. Proviamo anche a dire e a far vedere quali sono le correlazioni tra la tanto citata e abusata Open Innovation, che, di cui oggi parlano tutti, spesso anche a sproposito, e quanto ci possono essere invece delle similitudini con quello che è la comunità di software libero, con quelli che sono i principi alla base dell'open source. Brevemente, solo per farvi capire chi siamo e dove andiamo, Libre Italia, come dicevamo prima, è un'associazione Ollus, quindi nasce come associazione no profit e credo anche che ci rimarrà a lungo, me lo auguro, che non diventerà mai un'impresa, tant'è che io e Osvaldo siamo dei volontari, insieme a noi abbiamo molti altri volontari. Credo di poter affermare che Libre Italia sia l'associazione di software libero più grande d'Italia, perché conta oltre 300 soci, tutti particolarmente iperattivi, e questo ci aiuta a realizzare diverse attività durante l'anno. Che cosa organizziamo? Organizziamo spesso dei seminari anche a scuola, perché ci piace parlare di software libero fin dai banchi delle elementari e quindi portare ai bambini le tematiche che non sempre hanno l'opportunità di conoscere, spesso perché le insegnanti magari non conoscono i prodotti oppure non conoscono la tematica del software libero e quindi così non riportano poi ai ragazzini questa cosa. Organizziamo dei corsi gratuiti, seminari gratuiti, tutti basati sulla disponibilità dei volontari che nel loro tempo libero mettono a disposizione appunto le proprie competenze, la propria professionalità al fine di far crescere i ragazzini a pane e software libero. Questo è il progetto che abbiamo con Libre Italia. Nel frattempo abbiamo il tecnico perché Windows si è rotto, visto che siamo arrivati noi. Questo è il progetto di cui ci piace anche parlare oggi. È uno dei motivi di orgoglio più grande per la nostra associazione, e credo non solo per la nostra associazione ma per la pubblica amministrazione italiana, dovrebbe essere motivo di orgoglio, ed è la migrazione della difesa a LibreOffice. La migrazione della difesa è la più grande migrazione a software libero d'Italia ed è la seconda migrazione più grande a LibreOffice d'Europa, dopo quella del governo francese. Quindi, con la difesa, che cosa abbiamo fatto? Siamo stati contattati, e quindi la cosa positiva, la cosa più bella, quella di maggior orgoglio, è che siamo stati contattati dal generale Sileo, che è il coordinatore del progetto, proprio perché la difesa ha cercato un contatto con la comunità, ha cercato un contatto con la comunità di software libero e quindi con la comunità di LibreOffice. Ha trovato l'associazione Libre Italia e noi abbiamo proposto, attraverso uno specifico accordo che abbiamo sottoscritto lo scorso 15 settembre,
abbiamo messo a disposizione quelle che sono le nostre competenze riferite alle migrazioni, messe a disposizione in maniera gratuita, e quindi abbiamo provato a supportare la difesa mostrando qual è il protocollo di migrazione, che è lo stesso che adotta The Document Foundation e che abbiamo visto da altre esperienze, perché poi insomma la difesa, se Dio vuole, non è l'unica esperienza di migrazione. Abbiamo visto che questo protocollo funziona. Funziona particolarmente bene, tanto che può essere preso a riferimento non solo per le migrazioni a LibreOffice, ma in generale per le migrazioni a software libero. Che cos'ha in particolare il protocollo di Vincente rispetto ad una migrazione tradizionale? È che punta molto sulla comunicazione e sulla formazione. Quindi i progetti di migrazione a software libero non si possono far digerire da soli, ma devono essere in qualche modo supportati, aiutati. Quindi va comunicato ai dipendenti per primi, ma anche ai dirigenti, quindi a tutte le persone che sono coinvolte nel progetto, vanno comunicate le ragioni, i tempi, le modalità di realizzazione del progetto. Ed è quello che abbiamo aiutato a fare alla difesa attraverso degli incontri che sono stati organizzati da settembre fino a gennaio. Dopodiché abbiamo formato dei formatori interni, quindi abbiamo alcuni, che a loro volta formeranno i colleghi. Quindi quello che era l'altra chiave vincente del progetto di migrazione, cioè la formazione, la difesa italiana l'ha potuta fare, la potrà fare, grazie alle risorse interne, che è un altro punto decisamente a favore di questo progetto. Perché molto spesso che cosa si fa nel momento in cui si ha necessità di fare formazione? Si delega all'esterno, quindi si paga una ditta e si fa curare il progetto di formazione completamente esternalizzato. Beh, questo ovviamente comporta un'uscita innanzitutto finanziaria, ma non è solo questo, significa non riuscire a coinvolgere le persone che poi all'interno devono anche supportare il progetto. E quindi coinvolgere ed avere dei punti di riferimento interni all'ente è una cosa assolutamente di fondamentale importanza. La difesa è partita, migrerà all'incirca 120.000 macchine più o meno, ne sono state migrate ad oggi 5.000 con praticamente nessun problema, così ci viene detto, quindi o loro sono particolarmente coraggiosi oppure effettivamente la migrazione si può fare, questo è il messaggio che deve passare. Il tutto con un risparmio che si aggira intorno ai 26 milioni di euro. Quando parliamo di progetti di migrazione mi piace sempre sottolineare il fatto che non parliamo di risparmio soltanto, parliamo di ottimizzazione, cioè risparmiamo soldi che avremmo dovuto investire in licenze d'uso per reinvestirli in altro. In che cosa? In quello che ci serve. Loro hanno la fortuna di avere dei formatori interni, quindi non reinvestiranno in formazione, ma altri enti potrebbero reinvestire facendo formazione e magari facendo lavorare aziende del territorio. Potrebbero reinvestire in personalizzazione del prodotto, potrebbero reinvestire in reingegnerizzazione dei processi, che in genere si fa nei progetti di migrazione. E qual è l'elemento che dovrebbe far riflettere le pubbliche amministrazioni e che dovrebbe incentivare anche altre pubbliche amministrazioni a fare la stessa scelta? Questa scelta è una scelta di indipendenza, è una scelta di indipendenza da fornitore e da software, perché la difesa italiana ha scelto di salvare i propri dati in formato aperto standard vero, e cioè ODF, Open Document Format. Salvando in ODF ci si svincola non solo da un unico fornitore, ma ci si svincola anche
dal software. Per cui se la difesa italiana fra un anno vorrà cambiare LibreOffice perché si rende conto che magari, io me lo auguro, che ci sarà un altro progetto di software libero migliore di LibreOffice che usa ODT come formato, potrà cambiare il software senza nessun tipo di problema. È chiaro che oggi la migrazione dei documenti e degli applicativi che interagiscono con Office comporta un lavoro, è normale. È normale perché? Perché c'è un lock-in, esiste un lock-in da fornitore, esiste un vincolo di dipendenza da un unico fornitore. E quindi credo che le pubbliche amministrazioni, se è vero che il fornitore ha il dovere e il piacere di fare il bene, il suo lavoro, e in Italia lo fa particolarmente bene, che è quello di vendere il proprio prodotto e di far sì che le pubbliche amministrazioni usino solo quel prodotto e siano strettamente legate a quel prodotto, a quel formato, è vero che la pubblica amministrazione deve fare un altro lavoro, e cioè deve valutare il bene dell'ente, non solo, ma anche dei cittadini. E quindi se svincolarsi da un fornitore, da un formato, significa provare e avere la possibilità di reinvestire diversamente i propri soldi, allora ha l'obbligo di scegliere questa strada, così come ha fatto la difesa. Lascio la parola a Osvaldo, perché ci piaceva anche farvi capire da dove viene il progetto LibreOffice, come è nato, come si sta sviluppando, qual è il modello di business che c'è dietro LibreOffice, altrimenti cadiamo nell'errore del pensare che il software libero è solo etica. Nel nostro caso è solo etica perché parliamo qui a nome dell'associazione che rappresentiamo, ma il software libero non si basa solo sul lavoro volontario, altrimenti sarebbe già morto. Sappiamo perfettamente quanto Linux sia invece in forma, e lo stesso LibreOffice è comunque un progetto molto, che sta andando molto bene. Quindi evidentemente c'è un modello dietro e ci piaceva un attimo spiegarvelo. Buonasera. Sì, infatti è abbastanza spontaneo chiedersi com'è possibile questa battaglia tra Davide e Golia, diciamo, no? Nel senso che un gruppo di persone eterogenee riesce a far fronte a uno scenario come quello che stiamo vivendo. Allora, innanzitutto c'è da dire che la forza di LibreOffice è rappresentata da questa fondazione che si chiama The Document Foundation. Come diceva Sonia, io sono umbro come umbra lei, e devo dire che in questo discorso l'Umbria c'entra parecchio, nel senso che LibreOffice nasce dopo la conferenza di Orvieto di OpenOffice, era il 2009. Nasce perché a quell'epoca Oracle aveva appena acquisito la Sun, e quindi tutti i prodotti che la Sun vendeva, perché era interessata ovviamente al database MySQL, quella era stata l'operazione commerciale, e c'era uscita in mezzo anche la suite OpenOffice. E fu in quell'occasione che la comunità si arrabbiò moltissimo, perché in quell'occasione venne da parte di Oracle a rappresentare l'azienda un personaggio, diciamo, che non contava nulla all'interno dell'azienda. Quindi la comunità si arrabbiò perché non trovava un interlocutore valido in questa persona per poter fare sviluppi futuri e pianificazione futura. Da lì nasce questo gruppo di 20 persone che decidono di fare quello che nel mondo open source in genere non sempre è un fatto positivo. Potrebbe significare la spaccatura della comunità, delle fratture abbastanza gravi. E quindi fa questo fork e nasce questo nuovo progetto, ma nasce appunto in nome della libertà. Da lì il nome LibreOffice. Parte una straordinaria campagna raccolta fondi, perché servivano 80.000 euro per poter costituire questa fondazione in Germania. Anch'io partecipai a questa iniziativa, fondi in un tempo molto molto breve, meno di un mese, e partì tutta l'iniziativa. Da lì molti furono, come dire, disorientati, perché esistevano due prodotti effettivamente disponibili
di tipo Open, Open Office e LibreOffice. Ma noi non avemmo il minimo dubbio quando nel 2011, alla fine di un percorso che l'Umbria aveva intrapreso come regione, adottando una legge che imponesse l'adozione di software open source alle pubbliche amministrazioni e fondando un centro di competenze open source, del quale ero presidente all'epoca, non avemmo nessun tipo di dubbio nell'adottare tra le due suite LibreOffice. E quindi nacque il progetto LibreUmbria, che è stato il seme di tutto quello che è venuto dopo. Perché? Perché noi, analizzando i documenti di TDF, emanammo una serie di buone pratiche, un piano di progetto, una serie di ragioni per convincere lo staff, i capi della pubblica amministrazione sulla bontà della migrazione. Quello che poi è stato di fatto, l'abbiamo utilizzato in Libre Difesa, è stato utilizzato in altri contesti. Per quello ci piace citare questo momento, perché è stato proprio la nascita di tutto il discorso. Da lì nel 2013 nasce Libre Italia, la comunità di cui ha parlato Sonia, e l'altro fatto abbastanza eclatante è che nel 2015 ci sono state le elezioni del board e due italiani sono entrati su 7, il che vuol dire che c'è stata un'azione anche da parte della comunità di The Document Foundation, che ha riconosciuto il nostro lavoro. E in tutto questo, ovviamente, Libre Difesa rappresenta il progetto più bello che poteva succederci a noi di Libre Difesa. Sia per l'esperienza, ma anche ovviamente per l'importanza che ha per le altre pubbliche amministrazioni. Allora, da cosa nasce questo successo? Proviamo a identificare quelle che per noi sono 5 ragioni fondanti. La prima ragione sta nell'advisory board, le aziende che fanno parte dell'advisory board. Questo board, è un'organizzazione che a statuto di TDF provvede a tenere in piedi l'associazione e è fatta essenzialmente da aziende e altre organizzazioni. Vedete che ci sono i maggiori player, del mondo open source. C'è Google che ha sempre, e tutte queste aziende finanziano il progetto in vari modi, sia perché per far parte dell'advisory board bisogna mettere ogni anno un bel po' di soldini, diverse decine di migliaia di euro, sia perché alcuni dei loro sviluppatori sono dedicati a tempo pieno allo sviluppo di LibreOffice. Quindi capite perché questo software sta rilasciando versioni a cadenza quasi forsennata, una versione ogni 6 mesi, perché c'è dietro tantissimo lavoro. Abbiamo circa nominalmente 1000 sviluppatori, dei quali attivi 300, che è comunque tantissimo per un progetto come questo. C'è Red Hat Linux, c'è SUSE, vedete Intel, collabora, che tantissimo fa per il progetto, tant'è che è stata l'azienda che ha rilasciato, che ha permesso il rilascio di Open 365, cioè la versione cloud di LibreOffice. Tutte queste aziende, come è scritto nella slide, hanno diversi obiettivi, perché ciascuno è mosso da un particolare spirito, da una particolare esigenza, anche aziendale, ma è unico lo scopo, quello di far grande il progetto e renderlo sempre più forte. L'altra ragione è che abbiamo una chiara presenza, un chiaro ruolo in tutte le organizzazioni open source mondiali. Recentemente Italo Vignoli, proprio come rappresentante di Libre Italia, è stato nominato nel board of directory di un'importante organizzazione come OSI, Open Source Initiative. Questa è un'organizzazione mondiale, tant'è che lui ai meeting va negli Stati Uniti per partecipare ai meeting, mentre i meeting che facciamo come board di TDF sono tutti virtuali, avvengono via Hangout o un servizio di phone conference. Siamo presenti in Free Software Foundation e nella parte europea. Questo è importantissimo, perché è chiarissimo a tutti che questo progetto è uno dei pilastri del mondo open source. Tra l'altro, recentemente, per non entrare troppo nei dettagli, però c'è un'azienda americana che analizza la presenza di errori all'interno del codice. I risultati che sono venuti fuori per LibreOffice sono
pazzeschi, nel senso che sono estremamente positivi, c'è un codice estremamente pulito. Questo perché in occasione del fork che fu fatto nel 2009, gli sviluppatori ebbero l'intuizione e diciamo, la tenacia anche di ridisegnare gran parte del codice stesso per poter dare una base di serietà e robustezza molto chiara. Siamo presenti dentro OSIS, cioè che è l'organizzazione mondiale che cura la definizione dello standard ODF. E qui siamo al punto, diciamo, nodale. ODF è stato sempre, da sempre, il formato dei documenti adottato da LibreOffice, che sta per Open Document Format. È un documento aperto, noto a tutti, chiunque può scrivere del codice per leggere un documento ODF, perché nello standard è scritto papale papale come deve essere fatto un eventuale programma. E qui veniamo al grosso dibattito che c'è spesso anche con Microsoft, perché è vero che LibreOffice è in grado di leggere i formati di Microsoft, ma questo lo si deve al fatto che gli sviluppatori hanno fatto un lavoro di reverse engineering, cioè hanno, vedendo da come si comportava, hanno scritto un codice che potesse leggerlo. Non è che loro hanno in mano le specifiche di come è scritto un documento doc, docx, xls o compagnia cantando, perché quelli sono formati proprietari. E qui è un salto, diciamo, la mia presentazione oggi vorrebbe essere focalizzata su due punti, open source e open standard, perché sono entrambi, specie per una pubblica amministrazione, garanzia di trasparenza, robustezza e continuità nel tempo. Cioè, se io fossi un amministratore in questo momento e dovessi pensare di gestire un patrimonio pubblico che è fatto di informazioni, file, fogli di carta, cose che io vado ad archiviare e che devo garantire ai posteri e alla comunità, non avrei minimamente dubbio nell'adottare un formato aperto, perché questo dà una mia garanzia proprio come persona responsabile di quei dati. Se io salvo in un formato proprietario, quel formato può sparire in teoria e nessuno potrebbe essere più in grado di poterlo rileggere, che è una cosa gravissima dal mio punto di vista. L'altra cosa è la comunicazione. La comunicazione è stata importante in Libre Umbria, è stata importante in Libra Difesa, in ogni progetto di migrazione, in ogni azione che si fa, perché la gente deve essere resa edotta, deve essere resa partecipe di quello che succede. E devo dire che ha un team di comunicazione straordinario, questo ne è un esempio. Vedete, collegandovi sul sito di The Document Foundation, vedete questa bella immagine che vi dà subito l'idea di quello che questo software fa. E c'è scritto Free Office Suite, Fun Project, Fantastic People, che è esattamente lo spirito che anima coloro che fanno parte di The Document Foundation. Infine, le relazioni che si sono create nel mondo open source sono la pietra miliare su cui si appoggia tutto ciò. E quindi queste relazioni hanno fatto sì che, per esempio, da Taiwan all'Inghilterra, in un qualsiasi paese, chi si occupa di queste cose abbia ottenuto dei risultati importantissimi. In tutto questo scenario c'è il lavoro del governo inglese, che dopo aver commissionato un'analisi, uno studio a una ditta terza, veramente terza, estremamente professionale, ha deciso di adottare il formato ODF come unico e solo formato all'interno della pubblica amministrazione inglese. Questo è un dato di una importanza e di una rilevanza straordinaria. Queste buone pratiche aiutano e il lavoro della community diventa la garanzia anche per gli altri, per tutti quelli che si spendono per questo. Infine voglio dire che community è un'esperienza straordinaria lavorare con queste persone. Fa crescere tutti. Io personalmente, da quando sono in TDF, ho visto perché questo progetto funziona così bene, perché hanno una tecnologia che è pazzesca, hanno il top, il meglio del meglio, e le persone che si spendono per questo progetto hanno dimostrato di poter valorizzare al massimo tutto quello che loro fanno e fanno le altre persone che lavorano. Due parole per dire che
questo discorso è un discorso aperto, che l'associazione è un'associazione aperta. Chiunque ha voglia di darci una mano è benvenuto, perché le cose da fare sono veramente tante. Chi non è tecnico si può occupare di incontri pubblici, di comunicazione, di formazione e così via. Facciamo corsi, come diceva Sonia, per gli studenti nelle scuole. Chi è più tecnico può assumere il ruolo o di sviluppatore, e quindi ovviamente deve avere le competenze per programmare in C++ e Python e tutti questi linguaggi per poter scrivere effettivamente il codice, ma questi sono pochi. Gli altri possono fare comunque un importante lavoro di traduzione, perché LibreOffice è disponibile in oltre 100 lingue grazie al fatto che i volontari traducono le interfacce, traducono il codice, per cui è disponibile in arabo, in cinese, in coreano, in tutte le lingue maggiori che voi potete immaginare. Molto spesso c'è gente che si spende anche per lingue che stanno scomparendo, proprio per dare una continuità a queste lingue. E è un discorso estremamente interessante e positivo. Ripasso la parola a Sonia. Ah, no, scusate, mi mancava l'ultima. Oddio, scusatemi, l'emozione mi ha fatto perdere la bussola. In conclusione, quello che vorrei dire è che di fronte a quello che sta succedendo, avete sentito anche dalla stampa quello che è successo al comune di Pesaro, quello che succede alla provincia di Bolzano, dove realtà che avevano migrato o a Open Office, tutte Open Office, Bolzano anche a LibreOffice, è tornato indietro adottando una suite Microsoft. Questo secondo me è una cosa che non ha senso, cioè oltre a veramente averci dato molto dispiacere, perché ci sono state anche delle azioni un po' bruttine, insomma, sulla stampa, articoli che dicono, lo sanno tutti che LibreOffice non funziona, che sono ovviamente degli attacchi, ma veramente di calci negli stinchi, diciamo, che non sono neanche, non rispondono minimamente a verità. Ma al di là di questo, io mi metto nei panni di quel politico, di quell'amministratore che ha adottato una scelta di questo tipo, andando a sponsorizzare un prodotto commerciale come Microsoft, basato su uno standard proprietario. È una cosa che secondo me non esiste, e dovremmo diventare tutti promotori di quella che è una rivoluzione copernicana, cioè dove l'open source e l'open standard sono i fari che guidano la vita e lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni, perché non solo sono libere, ma tra l'altro sono anche gratis. È una cosa su cui noi non insistiamo mai troppo, ma dietro ci sono dei fortissimi risparmi e c'è una comunità che è in grado di garantire la continuità del progetto. Grazie. Passo a Sonia. Sì, e qui erano solo alcune riflessioni rispetto a quello che porta un progetto di migrazione a software libero e quello che ci auguriamo possa portare, anche grazie alla costituzione di una rete di pubbliche amministrazioni che stiamo costruendo e che ci auguriamo di poter costruire e fortificare a breve. La contaminazione è tipica dell'innovazione aperta, cioè non c'è innovazione se non c'è contaminazione. Tempo fa mi è capitato di intervistare la CEO di SNAM e lei diceva proprio questa cosa, no? Che l'innovazione nasce, è la scintilla che si innesca nel momento in cui esperienze diverse si contaminano positivamente e quindi si ha la possibilità di aprire gli occhi e capire che forse c'è anche qualcosa di diverso rispetto a quello che stai facendo tu. La contaminazione in pubblica amministrazione non avviene così di frequente, purtroppo. Ognuno lavora in un gruppo chiuso e quindi nel suo ente, guarda le cose del suo ente. Siamo molto bravi, io lavoro in pubblica amministrazione, quindi lo dico con cognizione di causa, siamo molto bravi a reinventare la ruota, quindi ogni volta ci rifacciamo da capo, riprendiamo un progetto, lo rifacciamo, lo risviluppiamo, eccetera. Il software libero ci aiuta a capire l'importanza della contaminazione positiva, quindi del guardarci e del cercare associazioni, comunità, altri enti che possano aiutare un processo che magari ha fatto già qualcun altro prima di noi.
il riuso, quindi, perché poi dalla contaminazione questo dovrebbe nascere, cioè la possibilità di riusare buone pratiche. L'altro giorno vedevo un tweet del CIO, lui si definisce così, quindi io lo definisco così, del CIO del comune di Pesaro, quindi del responsabile dei sistemi informativi, per tanto per parlare italiano, del comune di Pesaro, e diceva: Bolzano ci cita, quindi noi siamo una buona pratica. Ora, credo che la migrazione del comune di Pesaro sia una pessima pratica, perché è una migrazione finita male, semplicemente, e per stessa ammissione della stessa pubblica amministrazione, semplicemente perché il progetto è stato abbandonato a se stesso e quindi non è andato avanti. Se quella migrazione fosse stata fatta nella maniera corretta, probabilmente, dico probabilmente, le 800 postazioni di Pesaro oggi avrebbero potuto utilizzare LibreOffice e quindi non passare al cloud e non diventare 3.0 come si definiscono. E qui sta il riuso, cioè il riuso è il riuso non solo della buona pratica, quindi io mi auguro che non si riusino cattive pratiche, ma si riusino soltanto buone pratiche, quindi pratiche dalle quali poter capire come si fa una cosa. Si riusano i documenti, perché la stessa difesa ha per esempio riusato dei documenti, ovviamente migliorandoli, che erano stati pensati nel progetto Libre Umbria. Quindi sono stati ripresi quei documenti, cambiati, modificati, implementati, migliorati e ci auguriamo, così come sarà, condivisi alla stessa maniera. Questo è alla base dell'open knowledge, cioè quando noi parliamo di conoscenza aperta parliamo di questo, parliamo di copyleft, parliamo della possibilità di aprire la nostra conoscenza e condividerla con altri. E quindi è inutile rimarcare il concetto di condivisione. La condivisione sta qui, la condivisione sta nel realizzare progetti e per esempio nell'ottimizzare tempo e risorse umane e quindi finanziarie per esempio creare un progetto comune. La rete delle PA a che cosa serve? Serve per esempio, potrebbe servire a far girare i formatori interni, quindi una pubblica amministrazione che non ha formatori interni potrebbe realizzare, potrebbe sottoscrivere un accordo con un'altra pubblica amministrazione e portare dei formatori di un'altra pubblica amministrazione. Questo si dovrebbe fare, questo aiuterebbe le pubbliche amministrazioni a non buttare soldi pubblici. Dopodiché i progetti di migrazione, non l'abbiamo detto nella fase iniziale, i progetti di migrazione sono progetti complessi e quindi se c'è qualcuno qui dentro che vuole migrare, uno è qui presente, abbiamo il dovere di dirlo e è la cosa che diciamo sempre in ogni evento che realizziamo. Il progetto di migrazione è un progetto complesso e quindi necessita di competenze interne, oltre che magari di un supporto esterno. Libre Italia l'ha fatto con la difesa, lo farà con altri che chiedono, non potremo fare la formazione gratuita per tutti per ovvie ragioni, però il supporto ci sarà. E qual è, diciamo, l'elemento vincente in tutto questo? È che, ripeto, si vanno a ottimizzare delle risorse presenti all'interno dell'ente, perché altrimenti partiamo sempre dal presupposto che gli enti non hanno risorse. E quindi è necessario un supporto esterno, perché poi dentro l'ente non c'è nessuno in grado di fare formazione. Questo è sbagliato, perché allora torniamo al concetto che la pubblica amministrazione è un insieme di gente incompetente che non sa fare il suo lavoro, che va rieducata, che va accompagnata nei processi, altrimenti non lavora. Io credo che come dipendenti di pubblica amministrazione dovremmo ritirare fuori un po' l'orgoglio e dire: no, anche noi siamo in grado di tirare avanti dei progetti di migrazione, anche se sono complessi, anche se sarebbe molto più facile pagare delle licenze, soprattutto con soldi che tutto sommato non sono nostri.
Quindi sono nostri per una piccola parte, no? Sono soldi pubblici. E quindi la collaborazione. E anche questo è alla base dell'innovazione aperta. Non c'è innovazione se non c'è collaborazione. Nell'innovazione, nel concetto di innovazione aperta, siamo soliti dire i più bravi lavorano non per noi, ma con noi. Noi siamo convinti che le persone più brave, quelle più in gamba, possano collaborare con noi, possano collaborare con altri progetti di software libero. E questa è l'apertura che ci porta ad una forza che non ha un concetto di innovazione chiusa. Ci fermiamo qui, così lasciamo 10 minuti per, più o meno, per le domande finali. E qui trovate i nostri riferimenti, volentieri ci scrivete, e in genere insomma, rispondiamo a tutti, e quindi se c'è qualcuno che ha delle domande siamo qui. Mani alzate, per questo dice no. Ok, allora se non ci sono domande aggiungiamo qualcosa noi fino a prego, ci dicono di dire nome e cognome, poi di generalità praticamente il documento. Allora, Giancarlo Moroni, ex sottufficiale delle Forze Armate, per cui ho fatto il corso con voi per la conoscenza di questa nuova suite prima di andare in pensione. E volevo chiedere solo una cosa che mi è sembrata così strana quando ne parlavate prima. L'ODF è un sistema, diciamo, che vi dà la possibilità di avere il documento libero e capito da tutti i software, diciamo, no? Ma non c'era anche l'RTF una volta, che era un formato rich text format che faceva la stessa cosa? Sì, diciamo che l'RTF è stato tra i primi forse, no? Etichettati come standard, come open standard. Diciamo che adesso, anche se molte pubbliche amministrazioni continuano a utilizzare l'RTF perché è tra quelli che storicamente è quantomeno il più compreso, diciamo che è parimenti non compreso né da Microsoft Office né da LibreOffice, cioè quantomeno è neutrale da questo punto di vista, si capisce male da entrambe le prospettive. Se posso dire, gli standard si dividono in due grosse famiglie, standard de facto e standard de jure, si chiamano così. Quello di OSIS è sicuramente uno standard de jure, cioè la definizione dell'ODF è avvenuta alla fine di un lungo processo dove diverse esigenze, diverse tendenze hanno trovato una convergenza e hanno trovato una maturità che è unica, cioè la solidità di questo standard in termini di efficienza, cioè quando salviamo il documento quanto spazio va ad occupare, di pulizia dell'impianto, perché se lei lo guarda, lo apre con un file di testo, il file ODT, riesce a vedere benissimo qual è la struttura del documento, che questo origina da una consolidata teoria che fa sì che quando un documento viene scritto vengono identificati quali sono i caratteri, titolo, via, e tutto ciò viene incorporato dentro al documento in maniera chiara e trasparente, per cui è anche relativamente facile scrivere un software che lo possa leggere. Negli altri casi parliamo di standard che si sono così chiamati standard, ma perché era una consuetudine, è un po' come il PDF, no? Ma l'RTF certamente, se mi consente, è il peggior esempio, perché era tremendamente complesso e inefficiente, soprattutto se lei compara, fa una separazione, va a vedere l'occupazione anche su disco di un documento RTF e rispetto a un documento ODT nella fattispecie, vede subito la differenza. Ma poi nell'ODF chiaramente sono stati definiti standard per tutti i formati dei documenti, non solo per, diciamo,
la composizione di lettere e documenti che corrisponde all'ODT, no? Poi ci sono il formato standard per i fogli di calcolo, per le presentazioni, per tutte le varie possibili. Cioè è stato fatto un lavoro a 360 gradi estremamente completo e pulito. Qualcun altro che voleva intervenire? Salve, io sono Carlo Vaccari, Istat e Informatici Senza Frontiere. Noi abbiamo portato avanti all'interno dell'Istat una lunga migrazione per quanto riguarda i server su Linux. È un lavoro che abbiamo portato avanti da 10 anni a questa parte, con risultati complessivi buoni. Non siamo riusciti a ottenere risultati, non siamo riusciti a convincere l'istituto a migrare i desktop, mentre sui server diciamo la cosa è andata bene, sia per quanto riguarda web server dove sono quasi tutti Apache, i linguaggi di programmazione non c'è problema su PHP e Java, sui desktop abbiamo avuto forti resistenze, proprio sulla suite Office. Io mi chiedevo, sia diciamo dal punto di vista di volontari tutto perfetto, no? Nel senso, anche noi di Informatici Senza Frontiere, quando andiamo a fare i nostri interventi, regolarmente li facciamo con software libero, ovviamente, quindi i nostri centri anziani, i nostri ospedali, tutto quanto è gestito con software libero. Quando entriamo nel mondo professionale, mi chiedevo, il business model del supporto dell'associazione è una cosa interessante, personalmente partecipo anche io a farle queste cose, ma mi chiedo, non è il caso di affiancare anche un supporto professionale alle amministrazioni o alle società private che magari ne hanno un interesse particolare? Grazie, grazie tantissime per la domanda, perché è stata una mia omissione, cioè volevo parlare di questo poi. Tanto per intenderci, TDF ha un budget annuale intorno al 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro viene fuori dai contributi di quelle aziende di cui abbiamo parlato, viene fuori da una miriade di donazioni volontarie intorno ai 5-10 euro. Quindi immagini lei che tipo di contributo che viene dalla base. A cosa serve questo 1 milione di euro? E che è la ragione per cui io sto in TDF di fatto attualmente nel board. Cioè il board cosa deve fare? Deve amministrare questi soldi essenzialmente. E allora parte dei soldi vanno per l'infrastruttura, parte per la cose, il resto serve per pagare personale altamente qualificato. Cioè continuamente vengono fatti dei tender per varie posizioni, e quindi quello che c'è dietro al LibreOffice non sono solo i professionisti delle singole aziende, ma sono anche un gruppo di persone che sono stipendiati full time dalla stessa fondazione. Questo è il modello di business di cui dovevamo parlare, cioè un modello che trova l'ingresso del denaro da parte delle donazioni di volontari e delle aziende che puntano strategicamente su questo software perché fa parte dei loro obiettivi, quindi ci tengono che il software diventi sempre più efficiente e sempre più performante, e poi dalla donazione dei singoli. È una cosa impressionante, io stesso le prime volte che ho visto queste cose sono rimasto diciamo basito, ma effettivamente è grazie a questa solidità, a questo personale altamente professionale che appunto si riescono a rilasciare 2 versioni in un anno, che è un ritmo di sviluppo abbastanza impressionante. Grazie. Grazie. Carlo Mauceli, CTO di Microsoft Italia. Io ho 2 domande. La prima è: come vi posizionate rispetto a, diciamo così, all'evoluzione tecnologica verso il modello a servizi, quindi parliamo di cloud services.
E la seconda è come pensate di sposare questa soluzione che fondamentalmente riguarda la produttività individuale rispetto a un contesto che anche nella pubblica amministrazione è fortemente presente e che riguarda la mobilità e quindi diciamo un servizio un po' più ampio di collaborazione e comunicazione. Allora, rispetto al cloud, io mi riaggancio all'esperienza di Bolzano, visto che è la più recente, e ho avuto anche modo e maniera e tempo di andarmi a leggere quelle che sono le motivazioni che hanno poi portato Bolzano alla scelta del cloud. Motivazioni che al di là dell'annuncio e quindi della visione, anche se vogliamo, più ampia, che assolutamente condivisibile anche in pubblica amministrazione, quindi possiamo dire che in pubblica amministrazione nel futuro, in un futuro più o meno prossimo, probabilmente dovremo guardare appunto al cloud. In questo momento dovremo capire, così come è stato avrebbe dovuto fare Bolzano, dovremmo capire se ci sono le infrastrutture. Per esempio Bolzano per sua stessa missione ha detto sì, acquistiamo licenze di Office 365 ma paghiamo un po' di più affinché possiamo installare il software in locale perché non abbiamo banda. Primo problema. Secondo problema, problemi di sicurezza, che non sono poi così banali, visto che parliamo spesso di pubblica amministrazione, parliamo di sanità, eccetera. Quindi è sicuramente un tema che va affrontato, ma andrebbe affrontato in una maniera seria. Cioè non basta l'annuncio del cloud, non basta probabilmente un cloud qualsiasi per la pubblica amministrazione. Vedrei, come parlavano stamattina, probabilmente un misto pubblico ibrido piuttosto che, quindi si potrebbe fare un discorso diverso, ma non un qualunque cloud. Oltre al limite, diciamo, dell'infrastruttura, per esempio Bolzano dice, afferma nel suo studio, anzi in uno studio che ha fatto una ditta terza, che è la ditta Alpin per conto di Bolzano, che l'Office 365 è limitato nelle funzioni e che pertanto soltanto 400 dipendenti su 5.000 circa potranno usare Office 365 senza rimanere, diciamo, delusi, perché comunque una parte delle loro funzioni non potranno svolgerle. Per cui qui stiamo parlando di una scelta, e mi riferisco solo a Bolzano, poi magari altri invece no, che riguarda la pubblica amministrazione e che riguarda la scelta di un Office 365 per 400 utenti su 5.000. Un investimento di 1.200.000 euro per 400 persone su 5.000 totali. Rispetto alla mobilità, e quindi a una delle cose che anche Bolzano recita nello studio, quindi la possibilità per i dipendenti di lavorare in mobilità anche con strumenti diversi, col proprio smartphone, col proprio tablet, adesso non è così. Adesso in pubblica amministrazione la maggior parte delle persone hanno un PC. E quando ai dipendenti della pubblica amministrazione si chiede di lavorare da casa o fuori extra orario lavorativo, si pagano straordinari, cioè i dipendenti pubblici esigono che venga pagato lo straordinario. Per adesso è così, dopodiché sono altrettanto convinta che magari in futuro dovremmo anche noi dipendenti di pubblica amministrazione aprirci un po' di più e dire, magari, io lo faccio già da anni, magari posso rispondere dal mio smartphone e non pretendere dalla pubblica amministrazione un telefono di servizio. Posso rispondere anche se sono le 10 di sera e non chiedere uno straordinario. Ma al momento attuale la mobilità, cioè questo concetto di lavoro fatto ad ogni ora del giorno e della notte da qualunque dispositivo, non esiste. Quindi stiamo pensando ad una soluzione, cioè il cloud, per un contesto inesistente. Cioè per un contesto che è quello fermo, a PC desktop, a soggetti che peraltro non hanno disponibilità di banda e quindi probabilmente dovrebbero star lì le ore ad aspettare che si carichi una determinata situazione.
Quindi se cambiasse il contesto, volentieri potremmo parlarne, ma a quel punto potremmo anche parlarne in ottica comunque aperta e quindi in ottica appunto di Open 365, piuttosto che, e lì andare a fare il raffronto tra soluzioni diverse e mettere a raffronto pregi e difetti di soluzioni differenti, non solo tener conto di Google Doc piuttosto che Drive o Office 365, ma ripeto, lo faremo quando cambierà un po' il contesto, perché farlo adesso è probabilmente fuori luogo e fuori tempo e quindi ci porta soltanto a spendere delle risorse. Quindi la motivazione di Bolzano, cioè io acquisto un servizio, non acquisto un software, non è vera. È una motivazione che viene data e si dice acquisto un servizio, ma poi sono loro stessi che dicono ho acquisto un servizio per quante persone? 400 su 5.000. Perché per tutte le altre acquisto il servizio più il software. Parlo solo di questo caso perché lo conosco, per tutti gli altri insomma non potrei. Sì, no, comunque per diciamo completare la risposta, quello del cloud è un argomento che viene trattato in TDF, appunto diceva Sonia, è stato rilasciato recentemente una versione che è stata chiamata Open 365. Sì, sì, no, diciamo ancora il lavoro è si sta. Magari possiamo parlarne in separata sede. Tutto vero, quasi tutto vero, diciamo. Sulla parte cloud, permettetevi però di fare un'osservazione. Se fosse come voi dite, non ci sarebbe stata gara SPC, tanto per fare un esempio. La pubblica amministrazione italiana è da tempo che pensa al cloud e sapete benissimo, anche meglio di me, che forse tre anni fa, fu emesso un bando di gara che è stato aggiudicato, è stato vinto, erano 4 lotti, il primo lotto, guarda caso, riguardava i servizi cloud. Perché? Perché ovviamente il cloud è un'opportunità. Dire che tutto deve andare in cloud, sono il primo io a dire che non è plausibile, non è possibile. Il concetto dell'ibrido, che è un concetto che Microsoft in questo caso porta avanti da sempre, credo che sia il mezzo migliore, il modo migliore per approcciare l'utilizzo dei servizi, perché garantisce gli investimenti fatti e amplia il contesto andando al limite a prendersi servizi che oggi tutto sommato sono delle commodity. Quindi non è corretto dire, no, che diciamo, il cloud quasi, no, dalle sue parole, no, non esiste. Il cloud esiste nella pubblica amministrazione. Sul discorso di Bolzano, se vuole, possiamo fare un approfondimento diretto, diciamo. Adesso non voglio. Sì, ho capito. Va benissimo. Commentavo semplicemente lo studio che è stato pubblicato da Bolzano, quindi immagino che loro l'abbiano condiviso, visto che lo hanno portato come motivazione per l'investimento, immagino insomma che quella sia la situazione reale. Dopodiché, se invece è una situazione migliore rispetto a quella che io ho appena delineato, ne sono felice per Bolzano, mi auguro insomma che non abbiano sbagliato investimento, insomma. Dobbiamo chiudere, ci invitano ad andare. Grazie a tutti.